Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, video serio, sì, perché ogni tanto bisogna essere seri nella vita. Perché andando a guardare le analytics di YouTube da quando gli mi hanno demonetizzato il canale, stanno succedendo cose assurde. Addirittura i video non fanno nemmeno più di 100 visual. Ragazzi, io con un canale di quasi 5.000 iscritti che facevo in media dalle 2 alle 250 iscrizioni al mese, questo mese ho fatto solamente 12 iscrizioni. 12 iscrizioni, ragazzi. Ed è clamoroso, perché se tu vai a guardare i numeri miei passati, erano qualcosa di allucinante, no? Per un canale piccolo come il mio, sulla soglia dei 5.000 iscritti. Ogni video facevo 500-600 visual e mi andava benissimo, ragazzi, mi andava benissimo. Ma questo è un video rivolto a chi dice che YouTube è meritocrazia. YouTube non è meritocrazia, voglio. YouTube non è meritocrazia. YouTube è per gente che si sveglia la mattina e dice: "Ma oggi insultiamo questo, boom, 10.000 visual. Insulto quest'altro, boom, 20.000 visual. Porto contenuti con una macchina, dentro una macchina, boom, 150.000 visual, 200.000 visual." Il problema di YouTube è uno, è YouTube stesso, che non ti aiuta. Perché non ti aiuta YouTube? Perché a me sta oscurando tutti i video YouTube. E questa è la cosa che mi fa più rabbia, essere oscurato dopo 4 anni di sacrifici proprio dalla stessa piattaforma, ovvero YouTube. È una cosa che io non concepisco sinceramente. Io non ho fatto male a nessuno, caro YouTube, eh? Vai a chiudere, vai a demonetizzare anche gli altri canali su YouTube che portano contenuti extra presi da altre piattaforme. Perché io ne ho portati due di extra piattaforme e non mi hai dato nemmeno uno strike. Mi hai demonetizzato tutto, caro YouTube. Quindi quando sento dire questi guru, no? Ah, devi fare questo, devi fare quello. Ragazzi, sono solamente stronzate. Non date retta. Volete fare big money su YouTube? Lo sapete come bisogna fare con i soldi su YouTube? Ora ve lo spiego facilmente. Prendete un account, compratevi gli iscritti in un anno, va bene? Perché tanto fanno tutti così. Chi ha grandi iscritti e poche visual è perché molto probabilmente se li sono comprati questi iscritti, perché bisogna guardare anche canali che hanno milioni di iscritti e fanno 1000, 2000, 4000 visual. Come mai se hai 2 milioni di iscritti è possibile che te lo guarda solo il 5% dei tuoi iscritti un video YouTube? Fatevele queste domande, ragazzi, fatevele queste domande, no? Perché bisogna avere anche un po' di cervello. Bene, vuoi diventare famoso su YouTube? Facile, vai in un'agenzia, gli dici: "Guarda, io ho un canale YouTube, che faccio se ti do 100 euro, 300 euro, 400, 500 euro al mese? Me lo butti in alto? Vedi che YouTube in quel modo ti pagherà. Ti ripagherà, va bene? Perché YouTube può anche sponsorizzare il tuo video, ma tu devi pagare. E io non l'ho mai fatto sponsorizzare un video perché non penso sia la maniera giusta per portare video contenuti qui su YouTube. Siccome io mi sbatto tutti i giorni, porto uno, due, tre video al giorno, a volte anche tre, addirittura ne ho portati anche quattro di video al giorno. E poi non vedi il resoconto perché YouTube ti blocca le visual, no? Te lo fa vedere solo a quella pochissimi a quei pochissimi iscritti. A volte non manda i feed, a volte non arrivano nemmeno le notifiche. Quindi è una cosa assurda. Io ho un secondo canale, il secondo canale lo trovate in descrizione. Sono stato costretto ad aprire un secondo canale per due video di merda che ho caricato su YouTube. Dopo 4 anni di sacrifici, questa è come ti ripaga YouTube. Va bene, ma tu non leggi le norme della community. Il primo che mette, va bene, il primo che mette un'immagine di un secondo di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Premier League, di Bundesliga, ti dovrebbero demonetizzare il canale. Poi vediamo cosa fai e vediamo come me lo vieni a spiegare questa cosa. No, perché non riesci a spiegartelo. Quindi quando vi dicono su YouTube devi usare gli hashtag, devi usare la community, sono tutte stronzate, vai. È YouTube che decide se sponsorizzare il tuo video, se non sponsorizzare il tuo video. In media sul secondo canale io non ho nemmeno 200 iscritti e la media è 15, 30, 200 visual se va bene. Se tu fai la media fra 4
quei 200, quasi 200 iscritti, perché siamo a 174, e questo qui che ne ha 4.000, in media fa più visual quello, e non questo canale YouTube. Cioè, rendetevi conto, quando io dico la meritocrazia non esiste, è proprio per questo. Perché per YouTube, se non hai grandi numeri, se non hai grandissimi numeri, non ti aiuterà mai. Se tu non investi cash in YouTube non ti aiuterà mai. E non venitemi a dire, io ho caricato 3 video e sono diventato famoso. Ci sarà qualcuno dietro che spinge questa gente, vai giù. Quindi, non credete alla storiella, apro il canale YouTube e faccio gli iscritti, perché è una grande ed emerita stronzata. Iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, da Posto Napoli, 1926. Ci vediamo alle 18, perché ci sono grossi aggiornamenti di calciomercato. Ciao, aiuto!